Aumenta velocità la macchina, si ritrae dalla Pietro Cornalba con 1000 luci P. Prima dello stacco sbaglia Ollin, leader del Pino al comando. Sbaglia le GMP, che viene squalificato. Leader del Pino avanti a Nuccio del Pri, terzo lungo la corda resta Nador, all'esterno 1000 luci P. Dal gruppo risale intanto a Nomond KBD 14-1 il lancio. Completata la piegata all'avanguardia leader del Pino su Nuccio del Pri, poi fuori 1000 luci P. Quindi ancora Nador che ha in scia Narina, sempre per così esterne 1000 luci P. Che precede Nomond KBD, poi Ottei Kiu, quindi ancora Metallo MGB, poi Lege MB che è già squalificato in coda Ollin. Resto in piegata, dopo il quarto iniziale in 30-4, sempre all'avanguardia leader del Pino. Leader del Pino completa la seconda frazione in 31-3, 17-1 la media per i primi 800 metri, mentre la giuria sollecita Enrico Colombino ad uscire di scena con lo squalificato Lege MB. All'avanguardia sempre leader del Pino, in seconda posizione Nuccio del Pri, in terza Nador, quarta in fuori 1000 luci P, quinta all'esterno Nomond KBD, 28-6 la terza frazione, sempre leader del Pino in vantaggio, completamento della curva, ingresso in addirittura con la leader del Pino che allunga avanti a Nuccio del Pri, Nador, Nerina, poi 1000 luci P e Nomond KBD, in chiara evidenza leader del Pino, per la seconda posizione ancora Nuccio del Pri, leader del Pino, Nuccio del Pri, Nador, Narina, Ottei Kiu, 34 al quarto conclusivo, 2.007 il tempo totale, la media al chilometro di 1.15.4 per il successo di leader del Pino, allevato dall'azienda agricola il Pino, di proprietà della scuderia Barcast, per il training di Massimiliano Castaldo e la guida di Marco Castaldo, sempre più leader tra i gentlemen a Torino.